sono galatinese, vivo in un paese vicino, però tante cose che ha messo in evidenza il professore Sgarbi io non le avevo mai trovate, non le avevo mai messe a fuoco. È fondamentale perché l'appuntamento con le lezioni di Vittorio Sgarbi rappresentano per noi uno dei momenti centrali in cui il patrimonio straordinario stasera è commovente da far accapponare la pelle il luogo in cui ci troviamo. Non ho avuto dubbi quando il direttore di Panorama mi ha proposto un viaggio d'Italia in 10 città, indicando tra le prime Lecce, di suggerirgli una deviazione in un'area leccese che non corrispondesse alla città con la sua diffusa grandezza prevalentemente architettonica, che corrisponde al barocco leccese, uno dei tre barocchi italiani che hanno una distinzione locale, quello romano, quello di Noto e quello di Lecce. Poi ovviamente allora è probabile che i più antichi siano quelli della volta, ma subito dopo quelli delle due pareti laterali, che vengono convenzionalmente riferite a un maestro giottesco. Cioè, siamo in un pezzo di Toscana trapiantato a Galatina. Cioè lui ti ha condotto su quello che era un viaggio, quindi eri nel viaggio, c'era il narratore e quindi come tale l'ho visto. Come facciamo?